Sono lieto di affiancare il mio ufficio in questa iniziativa. A differenza dell'intervento del dottor Gambari, io porrò il confronto tra concezioni, in qualche caso apparentemente molto simili, ma come vedremo, radicalmente diverse. Però, sarà, come dire, un ulteriore contributo nella celebrazione di questa giornata propedeutica ai più ampi programmi previsti nel 2021. Allora, il titolo di questa microconferenza inizia con una citazione dantesca: L'anima col corpo morta fanno. L'aldilà dantesco a confronto con la psicocosmologia buddistica. Nella tradizione vajrayana del buddismo mahayana, il percorso verso la buddhità può essere descritto tramite la formalizzazione grafica di un impianto psicocosmologico, secondo la definizione diventata ormai classica del nostro professor Giuseppe Tucci. Il mandala, per l'appunto, che viene proposto quale rappresentazione ideale dei rapporti esistenti tra l'universo e la mente degli esseri. Il mandala può anche definirsi il mondo della verità, mentre il Bhava Chakra, la pittografia pura ad andamento circolare che vedremo in seguito, rappresentante la ruota delle rinascite, è di contro il mondo del divenire, il samsara, divorato dall'impermanenza rappresentata da Yama, il dio dei morti nella cosmologia buddistica, che trattiene tra le proprie fauci spalancate i mondi contaminati. In questi mondi gli esseri rinascono ciclicamente, senza possibilità di scelta, negli esiti esistenziali che costituiscono il samsara, come vedremo, inferni, spiriti famelici, animali, esseri umani, semidei e divinità mondane, ovvero i sei contesti percettivi determinati non dalla libera volontà, ma dal karma, l'implacabile legge di causa effetto alla quale la dottrina, il Dharma, viene contrapposta quale unico antidoto. Nel corso di questo intervento verranno proposte le analogie e le differenze tra la legge del contrappasso e la dinamica del karma, nonché la comparazione della topografia immaginale, termine che rubo ad Henri Corbin, dell'universo dantesco con l'immagine dei mondi in contesto indo-tibetano. Allora, noi ci introduciamo nella città di Dite per incontrarci con gli eresiarchi, e tra questi eresiarchi incontriamo Epicuro, Divina Commedia, Inferno, canto decimo, verso 13-14. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Il contrappasso è calibrato sugli eresiarchi in questo modo: poiché non credettero nella vita ultraterrena, essi sono ora morti tra i morti. Infatti, è l'unico luogo dell'inferno in cui il paesaggio, il panorama in cui agiscono Dante e Virgilio è un cimitero, cioè si trovano davanti a delle tombe. Allora, questo ci consente un inquadramento, seppure in termini di necessità estremamente generali, per quanto riguarda quella che definisco in questa slide la visione della realtà aperta alla trascendenza e soprattutto le, permettetemelo, condizioni minime. Da una parte la remunerazione delle azioni, dall'altra l'idea che alla morte del corpo non corrisponda la fine del principio cosciente. Specifichiamo la remunerazione delle azioni, si intende che quel che si compie in questa vita produrrà effetti nel bene, la sperimentazione di stati, condizioni di felicità, o nel male, la sperimentazione della sofferenza. Se si crede che alla morte del corpo non corrisponda tutta la persona,
Allora, quel che si compie in questa vita produrrà effetti in questa o in una prossima esistenza. E ci introduciamo al karma, la legge del contrappasso e la preziosa rinascita umana. La legge di causa-effetto. Basilarmente esistono tre modalità di accumulazione del karma: accumulazione con il corpo, con la parola e con la mente. Per ciò che riguarda il karma fisico, cioè prodotto dal corpo, devono esistere quattro condizioni perché possa maturare, cioè portare a un effetto. Il corpo, che viene appunto considerato quale base operante, il pensiero, l'azione e il compiersi dell'azione. Il karma, ai fini della maggiore o minore maturazione dell'effetto, può risultare essere accumulato e compiuto, accumulato e non compiuto, non accumulato e compiuto. Seguono gli esempi. Per il punto primo, desiderare di uccidere ed uccidere effettivamente. Per il punto secondo, desiderare di uccidere ma non farlo, quindi accumulato e non compiuto, uccidere senza intenzione o perché costretti. Si distinguono inoltre un karma proiettante o introduttore, in quanto introduce la rinascita successiva, un karma determinante che crea le condizioni nelle quali si svolgerà l'esistenza. Esempi, sulla base di varie combinazioni possibili. Karma introduttore e determinante virtuosi che daranno luogo, ad esempio, ad una nascita di tipo umano piacevole, quella che viene chiamata preziosa rinascita umana che tratteremo tra poco. Introduttore e determinante non virtuosi che daranno luogo ad una rinascita animale spiacevole, un animale allevato per il macello, per esempio. Introduttore virtuoso e determinante non virtuoso che daranno luogo ad una rinascita umana non provvista di tutte o di parte delle condizioni circostanziali favorevoli alla pratica del Dharma, l'antidoto al samsara, al ciclo delle rinascite. Introduttore non virtuoso e determinante virtuoso che daranno luogo ad una rinascita animale piacevole, quale quella di un animale da appartamento. Prendendo come esempio l'azione non virtuosa estremamente negativa dell'uccidere, si avrà l'effetto principale, cioè la rinascita in uno stato sfavorevole di esistenza, solitamente condizioni infernali, di cui parleremo ampiamente da qui a poco. L'effetto simile alla causa, in una futura rinascita si verrà uccisi o si vedranno uccise le persone più prossime. E questo un po' richiama il contrappasso di cui ha una successiva slide. L'effetto simile all'azione, si manterrà la tendenza ad uccidere ancora nelle vite future, moltiplicando così il karma negativo. L'effetto sull'ambiente. Seppure verrà ottenuta una rinascita in uno dei tre reami cosiddetti superiori, cioè noi esseri umani, i semidei mondani e gli dei mondani, ci si troverà in un ambiente carico di tensioni violente. Il karma viene infine incrementato dalla frequenza e regolarità con le quali viene compiuta una determinata azione, nonché dall'intensità della motivazione ad essa relativa. Il termine contrappasso deriva naturalmente dal latino contra e patior, soffrire il contrario. È un principio che regola la pena che nell'oltretomba colpisce i rei mediante il contrario della loro colpa o per analogia a essa. Il contrappasso può dunque essere pena analogia o per contrasto. Per contrasto, la pena è l'opposto del peccato compiuto. Gli ignavi, coloro che non si sono mai schierati e che quindi non sono mai stati sollecitati a prendere una decisione, sono costretti a una sollecitudine inutile e costante da parte di insetti quali vespe e mosche, oppure da vermi, con riferimento alla bassezza morale degli stessi ignavi. Anche i golosi vengono puniti per contrasto, essendo costretti a mangiare fango. Per analogia, invece, la pena allude in qualche modo al peccato compiuto. Nel canto quinto dell'inferno, i lussuriosi sono trascinati da una bufera incessante
che è appunto analoga alla bufera delle passioni che li travolse in vita. La preziosa rinascita umana, ecco, qual è il tipo di rinascita che si cerca di ottenere tramite l'accumulo di karma virtuoso? È caratterizzata da otto libertà, innanzitutto, divise in quattro e quattro. Le quattro libertà dalle condizioni che impediscono la pratica del Dharma all'interno della rinascita umana. Cioè io non ho nella preziosa rinascita umana una di queste quattro condizioni negative. Sostenere fermamente punti di vista erronei. Si tratta principalmente di negare la rinascita, il valore dell'autosacrificio e della sapienza da un lato, e dall'altro affermare che felicità e sofferenza sono dovuti a un fato, a un cieco destino, a una divinità, a una volontà imperscrutabile, piuttosto che essere effetti del proprio karma. Nascere in un paese non religioso, nascere in un paese dove non si insegni più il Dharma, nascere demente. La quattro libertà dai tipi di nascita non umani, cioè non siamo nati in quanto esseri umani in una regione infernale, non siamo nati tra gli spiriti famelici, li vedremo tra poco, non siamo nati animali, ma non siamo neanche nati tra le divinità di lunga vita. Nella cosmologia buddistica, anche su questo avremo slide che ci daranno la possibilità di illustrare graficamente la disposizione dei cieli, la parte più alta dei cieli è abitata dai cosiddetti Deva, divinità di lunga vita, che sono degli esseri che hanno avuto modo di rinascere in quella condizione grazie a del karma estremamente positivo, accumulato soprattutto tramite alcuni tipi di meditazione profonda, però si ritrovano a sperimentare una condizione così rarefatta di esistenza che non producono più karma positivo. Per cui la loro permanenza in quei reami divini è una sorta di ferie, di vacanza, che si concluderà nel modo più miserevole. Anticipo qui un concetto che avrei meglio specificato dopo, ma mentre per Dante l'inferno e il paradiso sono sanzioni eterne, negativo per l'inferno, sanzione eterna positiva per il paradiso, e l'unica condizione temporanea viene appunto definito il purgatorio, nella concezione buddistica tutti i sei mondi sono una sorta di purgatorio, nel senso che all'interno di nessuno dei sei mondi, neanche dei tre mondi superiori, è possibile sperimentare l'indefettibile felicità, cioè una felicità che non decresca. Per fare ciò, unitamente alla visione della sapienza, bisogna uscire dal samsara, ma finché si è legati, costretti dalla legge del karma all'interno del ciclo delle rinascite, non si farà altro che prendere costantemente vita dopo vita dopo vita in una metempsomatosi, cioè un trasferimento del principio cosciente da un corpo all'altro. Quindi, da una parte ci consola, tra virgolette, che gli inferni siano temporanei, perché anche gli inferni durano finché durano gli effetti del karma che ti ha proiettato in quella condizione, vedremo, di estremo disagio. Ahimè, anche i paradisi sono temporanei, perché essendo comunque legati alla legge del karma, sei nei cieli, sei un deva, così come d'altra parte puoi essere un titano, puoi essere un essere umano, solo finché dura la provvista karmica che ti ha portato a rinascere in quella condizione. Quindi vedete che ci sono, non solo è contemplato la rinascita come una divinità mondana, come un impedimento, ma viene detto dalla tradizione orale che il più grande dolore che viene sperimentato da un essere
non è quello che sperimenta il poveraccio sprofondato nel più profondo degli inferni caldi, ma si produce nella mente del Deva di lunga vita che qualche milione d'anni prima della sua cessazione in quello stato ha la preveggenza dello stato infernale in cui inevitabilmente sarà costretto a rinascere, perché appunto, ripeto, non ha più accumulato scorte di karma positivo. E la comparazione tra lo stato attuale di apparentemente infinita, ma comunque elevatissima felicità e beatitudine, con le sofferenze che lo attendono, provoca uno shock emozionale che, ripeto, viene definita il più grande dolore che si sperimenta all'interno del samsara. Quindi è nei paradisi che si sperimenta il dolore più grande. Positivo, quelle erano caratteristiche in negativo, queste sono invece qualifiche che devono essere possedute per trovarci di fronte a una preziosa, cioè a una rinascita umana definibile preziosa. Ci sono cinque qualifiche interne o personali: nascere come essere umano, naturalmente, ma non basta. Essere nati in un paese civilizzato, nascere con un corpo dotato di sensi integri. Nascere in una vita libera da crimini nefandi. I crimini nefandi sono quelli uccidere i propri genitori o il proprio maestro spirituale. Rispettare la disciplina morale. Cinque qualifiche esterne. La presenza di un Buddha nell'epoca nella quale si vive. Non tutte le ere, i cicli cosmici sono, per così dire, illuminati da un Buddha che Dharma Chakra, Prativirt, mette in moto la ruota del Dharma, cioè che pratica attivamente l'insegnamento della dottrina. La presenza del Dharma, la dottrina stessa, ugualmente importante, è la presenza di coloro i quali praticano la dottrina del Buddha, cioè il Sangha, la comunità. E last but not least, avere accanto una persona compassionevole, detta Kalyanamitra, che si prenda cura di noi assistendoci lungo il sentiero. Molte, se non tutte, le tradizioni sapienziali mettono in guardia da avventure in solitario in questo labirintico oceano delle dottrine, spirituali. È bene avere un buon amico che ti assista in questa, si spera, progressione verso l'alto. Cosmografia a confronto, struttura della mente, immagini dei mondi. Cambia la struttura della mente, cambiano le immagini dei mondi. A sinistra della slide vedete un affresco cosmologico appartenente alla tradizione sicuramente indo-tibetana, ma nella fattispecie qui siamo all'interno di un monastero del Bhutan, siamo intorno al XVI-XVII secolo, e a destra una struttura ad anelli con la terra al centro, pressappoco coeva. Quindi vedete che inevitabilmente la mente generalmente tende a proiettare descrizioni della realtà intese, ispirate al modo circolare. Non solo, ma alcuni concetti sono estremamente ricorrenti. A destra l'affresco si trova o si trova nel Campo dei Miracoli a Pisa, dove c'è il Cristo che sorregge, contiene, provvede a tutto il creato, e il creato è distinto, secondo la teologia, la filosofia pertinente, in una parte visibile, praticamente dal centro, la Terra, poi gli anelli successivi che sono i pianeti, fino ad arrivare al cerchio più scuro, che è la sfera delle stelle fisse, così veniva definita, e lì si conclude la parte dell'universo visibile. Da lì in poi, cioè oltre la sfera delle stelle fisse, comincia l'universo per noi esseri umani ordinari, invisibili, rappresentati
con il coro, i cerchi, degli angeli. In realtà gli angeli compongono solamente le prime due, quelle più vicine alla terra, fasce di questa struttura ad andamento concentrico. Infatti la prima struttura, il primo cerchio sono gli angeli, subito dopo gli arcangeli. È interessante che il cerchio più esterno, quindi quello più vicino alla divinità, è quello dei serafini, che vengono raffigurati nell'arte cristiana come esseri di pura fiamma, con il corpo ricoperto di occhi, che rappresentano, per così dire, la totalità dell'esperienza della visione beatifica. Sono presi, malati di divinità. Al secondo livello, quindi cominciamo a staccarsi dall'aderenza completa dalla visione beatifica, abbiamo il cerchio coro dei cherubini, che ancora oggi vengono definiti gli angeli musicanti, perché potendo, tra virgolette, godere di un grado minore di aderenza alla visione beatifica, possono permettersi un moto individuale, cioè ripetere per l'eternità Kadosh, 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 santo, santo, santo. Allora, proprio perché sono i primi angeli che in qualche modo possono emettere un suono, poi vengono considerati gli angeli musicanti. E poi a scendere i troni, le dominazioni, i principati, i potestà e finalmente gli angeli veri e propri, da angelos, messaggero. Cioè sono quegli intelletti disincarnati che sono abbastanza distanti dalla patologia piena del contagio divino, della visione beatifica, che ogni tanto possono voltare le spalle alla visione di Dio e dialogare, appunto, farsi messaggeri nei confronti di noi esseri umani. Qualche cosa di simile avviene nella pittografia nella nostra sinistra, ma cercheremo di specificare meglio in seguito quando avremo dei diagrammi più puntuali. L'idea però importante è che comunque l'universo viene considerato interno alla divinità, sostenuto dalla divinità. Nella parte di destra parleremo di provvidenza, nella parte di sinistra parleremo di Dharmakaya, di corpo della dottrina. Da una ventina d'anni è stata proposta la traduzione come ordine implicito, che è un concetto a metà strada tra la filosofia e le neuroscienze. Qui vediamo, ecco, la rappresentazione, la proiezione in forma circolare e costante. Qui siamo in ambito giainico, il giainismo è l'altra grande religione cattolica, cioè universalistica, che viene prodotta nel subcontinente indiano e praticamente coeva lo stesso buddismo, se non di qualche decennio precedente. Nella slide di destra vedete come anche per la cosmografia jaina vi è un oceano che gira intorno alla forma di formaggio. Questa è una rappresentazione giapponese della topografia indo-tibetana. È interessante perché ne dà una proiezione a tre dimensioni, quelle che vedremo sono un po' schiacciate sulle due dimensioni, però anche per dare ragione del fatto che sì, parlo di tradizione indo-tibetana, ma in realtà vi è stata una grande diffusione per tutta l'Eurasia di questa ideologia religiosa. Quindi, senz'altro in Giappone, non tutte le scuole giapponesi buddiste sono zen, vi sono anche scuole di buddismo tantrico molto influenzate dal buddismo indiano e tibetano, ma per arrivare anche nell'Europa geografica, dove a seguito di una migrazione di tribù turche avvenute dall'Asia centrale nel XVIII secolo, ci ritroviamo alla foce del Volga, quindi in Europa, nell'Europa geografica,
la Calmucchia, dove non solo sono buddisti, ma sono buddisti tibetani e non solo, sono buddisti tibetani di tradizione Gelupa, cioè tra le quattro scuole principali del buddismo tibetano, quella più vicina, anzi a cui appartiene lo stesso Dalai Lama. Ecco, questa è una immagine del mondo secondo la cosmologia, cosmografia indo-tibetana. Nella parte inferiore troviamo gli inferni divisi in freddi, inferni freddi, le zone di colore, i semicerchi di colore azzurro, inferni caldi, e nella parte superiore la proiezione verso l'alto delle terre celestiali dove abitano gli dèi, ma non solo, perché anche nelle condizioni inferiori vi è la possibilità per un Buddha, laddove il ciclo cosmico lo consenta, di intervenire. E così, almeno nell'attuale evo cosmico, anche nei cieli c'è la possibilità per un Deva, per un Dio o anche per un semidio di ricevere insegnamenti. Anche in questo fortunato periodo cosmico, fortunato perché illuminato dalla presenza dell'insegnamento di un Buddha, ciò nonostante, i Deva che sono rinati nella porzione più alta dei paradisi continuano a esserne esclusi. Qui vediamo la comparazione di una struttura dichiaratamente topografica, per quanto immaginale. A sinistra abbiamo la visione in pianta della Monte Meru, visto in pianta come una piramide a gradoni. Poi vi è un corpo centrale, un pilastro centrale per l'appunto, e da lì si emanano i cieli dove vivono le divinità del regno della forma e del senza forma, laddove le divinità che vivono fino a quattro livelli sopra il Monte Meru condividono lo stesso mondo con gli esseri umani, con i semidei, con gli esseri infernali, con gli animali, cioè il regno del desiderio. Quindi il desiderio è un motore talmente forte in questa concezione, che addirittura supera di quattro livelli la cima dell'asse del mondo. Mentre a destra vediamo un diagramma che non è dissimile. Ecco, questo è un Bhava Chakra, cioè la raffigurazione del ciclo delle rinascite, in cui, andando nel dettaglio, come faremo, si potrà meglio puntualizzare alcuni elementi. La cosa importante è che comunque sono tutte concezioni immaginali, appunto, non corrispondono, non lo devono nemmeno, a mio avviso, corrispondere con la realtà, con una realtà fisica. Qui c'è un rapido rimando alla concezione che è già stata presentata, della concezione dantesca della struttura dell'universo. Questa è la stessa immagine che ho trovato sul web, ma in una realizzazione a tre dimensioni, però abbastanza corretta, perché c'è la sfera delle stelle fisse, la rosa dei beati, eccetera. Ecco, volevo porre a paragone la immagine dei cieli. Allora, qui abbiamo a destra una delle più famose immagini di Dorè, tra gli illustratori della Divina Commedia. Qui abbiamo una visione che potrebbe essere sia centrale ma anche dal basso, no? Mettendosi dal punto di vista dell'osservatore umano, cioè in questo caso Dante e Virgilio, ma che in realtà, appunto, ripeto, potrebbe essere un'osservazione dei cieli visti appunto dal punto di vista del pilastro, con riferimento al diagramma nella parte sinistra della slide. Abbiamo questa idea della sovrapposizione dei cieli. E questa sovrapposizione viene ben evidenziata da questa resa grafica compiuta nel 2003 dagli americani, il
collega Addington aiutato da Bangdell, e, in cui, in occasione di un'importantissima mostra d'arte tibetana, il Circolo della Beatitudine, arte buddista per la meditazione. Qui vediamo al centro quella piramide azzurra, appunto, la cima del Monte Meru, e sotto quella sorta di dischi rossi al centro e bianchi leggermente sulla sinistra, sono appunto gli inferni caldi, rossi e freddi, bianchi. Altro elemento di separazione drammatica tra la concezione che ha Dante del mondo, delle realtà spirituali e quella che ne ha la concezione indo-tibetana, è che questo universo in cui noi ci ritroviamo a sperimentare il frutto delle azioni compiute in vite precedenti, non è che uno dei praticamente infiniti universi. Cioè, vi sono separatamente, ma accanto a noi, in un accanto che ovviamente non è geometrico, no? Cioè, infiniti altri sistemi universali, per cui si parla non più di universo, ma di multiverso. In ognuno c'è un Monte Meru, in ognuno ci sono i cieli sovrapposti, in ognuno ci sono gli inferni gli uni sugli altri. E qui arriviamo a un altro concetto, in realtà più simile del precedente, che ci assimila di più la concezione dantesca con la concezione orientale. Qui vediamo, il Monte Meru al centro con i quattro, continenti, in realtà sono quattro isole, ognuna provvista di due sottocontinenti. Nel cerchio rosso c'è Jambudvipa, il continente dell'albero della mela rosa, ma anche l'isola della mela rosa, quindi evocando, ma è una considerazione al grado zero, il mito delle isole beate delle mele. Allora, nel cerchio rosso vedete il continente o isola a forma, cito, di scapola di pecora, così viene descritta nei testi. Nel cerchio interno escludo i due sottocontinenti, che hanno forma analoga al continente principale, per indicarvi quel segno che è al centro del nostro mondo, che è al centro di Jambudvipa. Così come nella concezione dantesca Gerusalemme è al centro del mondo, così nella concezione indo-tibetana, al centro di Jambudvipa, e Jambudvipa è l'India, il continente a forma di scapola di pecora, in un luogo geograficamente nel nord-est, vi è il centro del mondo. Bodh Gaya, Gaia del risveglio, cioè il luogo dove intorno ai 30 anni di vita il principe Siddhartha, conseguendo il risveglio, divenne il Buddha. A sinistra vedete il tempio della Mahabodhi, del grande risveglio, a destra vedete il centro della terra, secondo la concezione buddista, che più esattamente è questa lastra di pietra. Questa lastra di pietra scolpita rappresenta Vajrasana, il luogo della folgore adamantina, ed è simbolicamente, materialmente, immaginalmente il centro dell'universo. Torniamo al Bava Chakra, un rapido accenno al mandala che abbiamo già definito, lo abbiamo fatto all'inizio, lo psicocosmogramma, cioè il diagramma che mette in relazione i nessi sottili tra la mente del microcosmo, l'uomo, con il macrocosmo, l'universo, ed è simbolicamente agli antipodi di ciò che rappresenta il Bava Chakra. Il Bava Chakra, saccheggiando la terminologia medica, è l'anamnesi,
è la fotografia delle condizioni in cui ci troviamo e del perché ci ritroviamo in questa condizione, mentre all'opposto il mandala rappresenta la terapia, cioè quali condizioni dobbiamo porre in essere per uscire fuori dal samsara, per smettere di sperimentare questa sperimentazione incessante che dura da un tempo senza inizio, di alternanza, di estremo dolore, felicità più o meno, ma anche quando la felicità è massima in realtà nasconde un'insidia perché non ti permette di praticare la dottrina. Il buddismo Mahayana, il grande veicolo, elegge quale parametro di santità la figura del Bodhisattva, che motivato dall'altruismo continua a reincarnarsi, vale a dire rinascere consapevolmente, una cosa è rinascere, una cosa è reincarnarsi, finché tutti gli esseri non siano stati salvati. Il Bodhisattva si sforza di raggiungere il risveglio iniziando dal progressivo annullamento delle emozioni dissonanti, che costringono gli esseri trasmigratori a rinascere inconsapevolmente e senza possibilità di scelta negli ambiti esistenziali che costituiscono il ciclo delle esistenze. Inferni, spiriti, e adesso li vedremo. Si tratta di sei contesti percettivi posti in essere non dalla libera volontà, ma dal karma. Ecco, torniamo al Bhavachakra. È molto logico che in un diagramma ciò che è importante, ciò che è seminale, venga rappresentato al centro. Quindi, ma noi perché ci ritroviamo in questa condizione? Perché siamo mossi, agiti da ciò che viene rappresentato da questi tre simpatici animaletti. Il mula triklesha, cioè la triplice contaminazione mentale radicale, radicale perché alla radice del samsara, cioè tutto il samsara ruota come un avente per perno, ecco, se vogliamo, è un altro mulino, è una per analogia che possiamo evocare, intorno a ciò che rappresenta il suino nero, ovvero la avidia non è l'ignoranza, la nescienza, cioè proprio il non sapere come stanno le cose. Da cui emerge, quella è la causa di tutto, l'ignoranza. Dall'ignoranza, come radice della radice, emergono le due contaminazioni radicali che l'accompagnano. E sono il serpente, che sta per l'animus nekandi, cioè l'odio, l'ostilità, l'aggressività, e l'uccello, il volatile, che sta al contrario per l'attaccamento, la cupidigia, tutte e due però sono viziati dal suino. Non sapendo io come stanno le cose, io semplicemente non so quale sia il mio vero bene. Per questo di volta in volta mi faccio guidare ora dal serpente, l'aggressività, ora dal volatile, il desiderio di possesso, quindi il respingere e l'attrarre, perché non capisco qual è il mio vero bene? Cercando il mio vero bene, fuggo da ciò da cui magari potrei anche non dover fuggire. Oppure chiedo, voglio, desidero, ho appetito per dei beni acquisendo i quali perseguirò la mia rovina. Nel secondo anello, intorno a questi tre animaletti, abbiamo la sintesi del samsara, nella parte di destra, non a caso scura, un meccanismo involutivo, dall'inizio, dalla parte superiore, gli esseri vengono trascinati dalle proprie contaminazioni mentali sotto forma di esseri demoniaci verso il basso, in modo sempre più rovinoso. Nella parte sinistra c'è una lieve, lenta ascesa in cui lentamente il principio cosciente incontra rinascite sempre più favorevoli alla pratica del Dharma, finché finalmente a ore 11 in alto a sinistra un praticante del Dharma non riesce a dare la mano al proprio Kalyanamitra, al proprio buon amico spirituale, che indica la via d'uscita. Ecco,
perché finché si rimane legati al circolo del samsara, una vera salvezza non c'è. Si parla solo di temporaneo riposo, di temporanea quiete, ma non il possesso del bene indefettibile. Ugualmente importante ciò che in questo diagramma a torta del Bhava Chakra è disposto lungo il cerchione, diciamo così, cioè l'anello esterno, perché si entra nel dettaglio di come all'interno del ciclo di rinascite le contaminazioni mentali, attraverso quali strumenti, vengano trasmessi vita dopo vita dopo vita. Naturalmente ognuna di queste diapositive meriterebbe una trattazione a parte, ma per noi è più congruo ridare la parola ai sei reami percettivi che enumeriamo velocemente: gli spiriti famelici, gli animali, gli esseri umani, i titani o Asura e i Deva. Ma naturalmente quello che ci interessa oggi parlando di Dante e anche e soprattutto la descrizione degli inferni, Naraka in sanscrito, Nyalwa in tibetano. Questo è l'ingrandimento dello spicchio della porzione inferiore del Bhava Chakra che abbiamo visto in precedenza. Questo è lo stesso settore rappresentato in modo più oleografico, naturalmente. È un dipinto buddista, quindi emico contemporaneo. Qui abbiamo, ci appropinquiamo agli inferni temporanei freddi. A questo punto vi è chiaro perché li chiamo inferni temporanei, perché anche i paradisi sono temporanei, perché hanno una durata che dipende dal karma che ci ha proiettato in quell'esistenza. Ora, molto probabile che questa proiezione PowerPoint venga offerta in formato PDF in seguito, per cui non mi metto a leggere la descrizione dei vari inferni freddi. L'importante è che partendo dall'alto, più si va verso il basso, la durata di permanenza negli inferni freddi, in cui c'è non solo un crescendo di sofferenza, ma c'è un crescendo di durata nel tempo. E quindi passiamo agli inferni temporanei caldi. E anche qui vi è la inquietante descrizione di queste disagevolissime modalità di esistere. E questo, diciamo, è uno dei prodromi per quello che sarà la mostra che contiamo di realizzare per il 2021, che avrà proprio per argomento la concezione dell'aldilà nelle varie culture e civiltà umane, ed è una citazione da Esiodo, la descrizione del Tartaro. Qui della terra oscura, del Tartaro fosco, di nebbie, dell'infecondo mare, del cielo coperto di stelle, sono per ordine tutte le fonti. Sono tutti i confini, squallidi, faticosi, che i numi aborriscono anch'essi, baratro immane. Insomma, il concetto di baratro è evidentemente uno dei temi che ricorrono in questo contesto, la letteratura, se è solo letteratura, trattandosi della Teogonia, insomma, un testo sacro anche, greca, e gli altri contesti umani. Ippolito Desideri, che per Tenzin Gyatso, l'attuale Dalai Lama del Tibet, è stato il primo occidentale ad avere una cognizione intellettuale della modalità ultima d'esistenza dei fenomeni, così come descritta dalla logica indo-tibetana, nel XVIII secolo descrive il Bhava Chakra,
un simbolo o figura di cui si servono i tibetani per far conoscere con un segno materiale uno dei punti principali della loro falsa credenza. Non poteva essere diversamente. Il simbolo, vogliamo dire figura, o per parlare più propriamente, il geroglifico accennato di cui si servono i tibetani, è quasi il medesimo che quello che tra di noi corre impresso nel frontespizio di una piccola operetta del padre Pietro Pimamonti della nostra compagnia, intitolato L'Inferno Aperto. Rappresentano dunque una gran testa di un mostro orribile, con la bocca spaventevolmente spalancata. Dentro una tal bocca, in una rota divisa in sei spartimenti, rappresentano i sei stati dei viventi, cioè tre di premio della virtù, i tre mondi superiori, e tre di dannazione e castigo dei peccati, i tre regni inferiori. Conforme a ciò vengono a dire che il geroglifico da loro proposto viene a esprimere nell'orribile testa e spaventevol bocca del mostro l'opera dei viventi e nella rota, nei suoi sei spartimenti e sei stati in cui si trovano i viventi, viene a esprimere i frutti che a medesimo producono e apportano le stesse loro opere. Un tal simbolo e la spiegazione che gli danno i tibetani sono direttamente opposti e formalmente esclusivi dal fato. Ora, inevitabilmente giocava per una squadra ben determinata e per cui doveva, per obbedienza ai propri superiori, dichiarare falsa questa credenza. Però, non solo qui, ma anche e soprattutto in ben più difficili passaggi della filosofia e della logica buddista, padre Ippolito è il primo che dimostra un acume veramente notevole. Un tal simbolo e la spiegazione che gli danno i tibetani sono direttamente opposti e formalmente esclusivi del fato. Certo, non c'è, vi ricordate, una delle condizioni negative interne era quella di non aderire a disconception, come si dice, a male concezioni, a errori ideologici. Primo, è uno dei primi, è quello appunto che esiste un destino imperscrutabile. Ora, siamo prossimi alla conclusione. Io volutamente non ho messo l'immagine del frontespizio della piccola operetta di Pietro Pinamonti, perché trovavo più efficace quest'altro paragone. Allora, a sinistra abbiamo un'immagine moderna, ma non importa, del Bhava Chakra, a destra invece un'immagine che viene dal nord Italia ed è stata prodotta nel XVII secolo. Curioso, eh? Cioè, è proprio praticamente abbiamo una divinità terrifica, un mostro che tiene tra le zanne i viventi che soffrono. Certo, a sinistra soffrono per le azioni commesse, ognuno è faber ipsius fortunae, per citare Appio Claudo. A destra stiamo inevitabilmente in un contesto religioso abramitico e quindi c'è di mezzo il peccato, il concetto di peccato come offesa. Conclusioni. Questo è uno strepitoso affresco preso da disegnato su un muro di una città dell'India centro-orientale, e la bambina, di fronte all'immagine di Durga, recita con gli occhioni aperti e l'aria compunta: diventiamo ciò che veneriamo. L'uomo non crea gli dèi a propria immagine e somiglianza, ma si concepisce a immagine e somiglianza degli dèi in cui crede. Ma in quali dèi credeva Dante? Termino con quella che è evidentemente una provocazione. Nel 29° canto del Purgatorio, ai versi 121-132, troviamo questa singolare descrizione delle virtù teologali e delle virtù cardinali, descritte come tre donne, le tre virtù teologali, e quattro donne, le quattro virtù teologali. Tre donne in giro,
della destra rota venia andanzando l'un tanto rossa che appena fora dentro al fuoco nota Vajrayogini, la prima divinità in basso a sinistra. L'altra era come se le carni e l'ossa fossero state di smeraldo fatte, shamatara, tara verde. La terza parea neve, teste smossa, sita tara, tara bianca. E or parea dalla bianca tratte, or dalla rossa. E dal canto di questa l'altre tuglien l'andare e tarde e ratte. Dalla sinistra quattro facean festa in porpora vestite dietro al modo d'una di lor che avea tre occhi in testa, che è una delle caratteristiche principali dell'arte sacra orientale, sia buddista che indù. E grazie.